So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Voglia di eventi di turismo. Il Comune di Sassuolo invita le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato a proporsi per la realizzazione di iniziative come Giovedì sotto le stelle, le fiere d'ottobre e Natale a Sassuolo. Le proposte dovranno puntare a favorire la frequentazione turistica del territorio in varie modalità, dalla gestione delle prenotazioni degli eventi al piano della sicurezza. Condivisione di prospettive, ripartenza del turismo e promozione del territorio sono i temi cardine della riunione del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto del Samorante per l'indirizzo tecnico turistico. Ce ne parla il dirigente scolastico Edoardo Piparo. Signor Preside, va avanti un'idea che lei aveva lanciato alcuni mesi fa per quanto riguarda il settore turismo, ma anche il corso di operatore turistico della vostra scuola. Recentemente c'è stato anche un piccolo summit dove si sono incrociate attività del territorio, istituzioni ed esperti. Ce ne parla? La nostra idea del Comitato Tecnico Scientifico è un'idea un po' particolare. Abbiamo sviluppato questo particolare organo, abbiamo pensato questo particolare organo in modo che non fosse semplicemente dedicato alla proposta di iniziative o comunque azioni che deve compiere la scuola o che riguardino la scuola soltanto. Ma noi pensiamo al CTS e comunque alla scuola come il nucleo, il centro di un'intera comunità educante che riguarda l'intero territorio. In questo contesto abbiamo organizzato questo particolare incontro invitando anche esperti esterni, tra cui il dottor Fagioli, che è un esperto a livello europeo nello sviluppo di aree rurali e nella valorizzazione turistica delle stesse, e il dottor Colella, che è un giovane di Reggio Calabria che si occupa di rievocazioni storiche e comunque di valorizzazione della cultura del territorio, delle tradizioni locali e anche in chiave archeotecnica, e ha dato loro la possibilità di presentare all'uditorio, che è costituito sia da docenti interni ma soprattutto da soggetti esterni, tra cui un'ampia rappresentanza della giunta comunale di Sassuolo, di presentare le loro esperienze e come queste possono costituire un'opportunità di sviluppo per l'intero comprensorio di Sassuolo. Il nostro indirizzo appunto turistico da anni scommette su questo e adesso si deve inserire ancora di più nel territorio e creare un contesto lavorativo oltre che un contesto didattico. È saltato fuori anche, probabilmente entro poco tempo, il progetto di un ufficio del turismo proprio locale. E questo nasce dal grande interesse che ha dimostrato appunto la giunta comunale di Sassuolo nel dare impulso allo sviluppo di questo particolare settore produttivo, che purtroppo è andato in grave sofferenza in questi ultimi 2 anni a causa della crisi del Covid. Ora con le riaperture si aprono nuove opportunità, però affinché queste opportunità possano essere effettivamente realizzate, bisogna tener conto che il mondo dopo il Covid non è lo stesso di quello che era prima del Covid. Da un settore che era essenzialmente legato ai servizi offerti, a un settore che deve invece dare esperienze, offrire sensazioni ai fruitori e quindi deve curare più che appunto l'offerta dei servizi, tutto un contesto più generale che richiede una nuova formazione, una nuova sensibilità per essere sviluppato. Gli esempi che sono stati appunto mostrati dai 2 esperti che abbiamo convocato sono abbastanza illuminanti da questo punto di vista e trovano già riscontro nella Romagna, in cui appunto dal
turismo tradizionalmente noto legato all'industria del divertimento o anche allo sfruttamento della riviera romagnola, si sta passando a altre forme e modalità di turismo stesso legate appunto all'enogastronomia da una parte o anche alla valorizzazione storica, che pure è importante, di quei territori. Per essere competitivi devono essere i più rapidi possibili, perché altrimenti si rischia di perdere il treno che sta passando. Quindi si rischia di rimanere indietro, di perdere clienti affezionati, si rischia di non riuscire a catturare l'attenzione di quelli che sono i futuri fruitori del servizio turistico. Ha preso il via in questi giorni la terza fase degli sfalci delle aree verdi, dei giardini, dei parchi del territorio. Con l'alternanza di giornate di sole e giornate piovose, ha dichiarato il sindaco Gianfrancesco Menani, in queste settimane l'erba è cresciuta parecchio ed è importante tenere in ordine i parchi più che mai in questi momenti. Non si tratta solamente di decoro urbano. Oggi un parco o un'area verde rappresenta per tutti noi l'unico luogo in cui poter fare in tutta libertà attività in sicurezza. Ed ora passiamo allo sport. Tempo di semifinale e playoff per la Green World Sassuolo, che questa sera torna in campo per sfidare la Mega Box Vallefoglia. Adesso, ha commentato coach Barbolini, entrano in campo fattori che sono decisivi in questa fase della stagione, tra cui la motivazione e la tenacia con cui si scende in campo. Grazie per essere stati con noi per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, l'appuntamento domani, buona serata.